Bene, bene, così cari amiche, cari amici, siamo arrivati qua a Comacchio in questo sesto Memorial Nino e Luigi Vicentini. All'angolo, all'angolo blu abbiamo Zanni Ettore, canotta, canotta blu, veste i colori della box Comacchio, con all'angolo coach Davide Buffi. Ha organizzato questa bellissima riunione, questa bellissima cornice, mentre all'angolo rosso starà Jonathan della box Ferraro. Vediamo all'angolo starà Jonathan, all'angolo di starà Jonathan Antonio Ferraro, arbitra Thomas Arpula. E il quarto match, siamo sulla categoria 60 kg. Vediamo Davide che sta stringendo il caschetto a Zanni. Serata caldissima, location bellissima. Siamo nel punto, posto migliore di Comacchio. Tanto tanto pubblico. Zanni Ettore, canotta blu. Starà Jonathan. Troppo gentile. Starà Jonathan della box Ferraro. 60 kg. Stiamo aspettando e si parte. Tre round da tre minuti. Quarto match. Più alto mi sembra. Mi sembra Ettore. Zanni, canotta. Canotta blu, parte, partito anche Jonathan, si stanno studiando, inquadra bene Zanni, Zanni è lì, punzecchia con quel jab Ettore, e starà Jonathan, fuori misura Jonathan, Ettore, tutti e due in guardia sinistra. Stanno studiando, stanno accorciando la misura, parte, Jonathan, lo porta lì alle corde, vediamo, è partito fuori misura, e Jonathan risponde bene Zanni Ettore, che è venuto via da quella situazione. Adesso chiede tranquillità, bene, lo anticipa Zanni Ettore, canotta blu. Adesso lì Jonathan lo inquadra bene ancora, adesso Zanni chiede di tenerlo lì, ma sta incalzando, attenzione alla testa a Jonathan, vediamo, Jonathan bene, bene, è entrato quel diretto di Ettore, ha incassato molto bene comunque, starà Jonathan dalla box Ferraro, che ha solamente un match, lo ha perso, mentre Ettore ha tre match, due. Bene, 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 bene Jonathan, ancora bene Jonathan, dicevo Ettore, Zanni Ettore ha tre match, due sconfitte e uno al pari, bene al corpo, è venuto via con un grande spostamento Jonathan da quell'angolo, bene, adesso ancora e Jonathan, ancora colpi, chiede di ripartire. Zanni bene, con le montate, bene, che due montate, bene, ancora Ettore. Tienilo lì così. Ettore, lucido. Chiede di tenerlo lì, bene, è entrato, l'ho anticipato Ettore. Adesso Jonathan, vediamo cosa fa Jonathan, dovrebbe ripartire, ma è Ettore che sta facendo il match in questo momento sotto l'occhio vigile, bene, è entrato quel sinistro di Ettore, vediamo Jonathan sotto l'occhio vigile, dicevo, di Thomas Arpula, 1-2, bene, adesso bene starà Jonathan che ha sparato un bellissimo destro, deve prendere iniziativa Zanni Ettore, canotta blu dalla box Comacchio, bene. Il sinistro, Jonathan, starà Jonathan, bravo, della box Ferraro, è lì che incalza, l'uomo della campana sta scandendo gli ultimi 10 secondi, sono gli ultimi 10 secondi del primo tempo, 4, 3, 2, 1 e finisce, stop, finisce questo primo tempo. Entra a destra e calcio sinistro. Secondo round, stessa posizione da vicino con quel bel montante sinistro sotto, il calcio sinistro, diretto destro. E poi la tua iniziativa, quando lui viene avanti, diretto sinistro. In modo fermato, dai.
questa iniziativa qui va detto, sei lucido, stai andando bene, però devi tenere sempre lucidità, non farti anticipare. Anche concentrati in questo modo qui vinci. Primo round. Okay. Bene, così cari amiche e cari amici, siamo arrivati al secondo tempo di questo quarto match. Quarto bellissimo match, siamo sulla categoria 60 kg. Ettore Canotta Blu contro Jonathan Canotta Rossa. Parte, partito con il jab 1-2 di Ettore Zanni. Parte, lavora con il jab 1-2, lavora bene Ettore, ben entrato, adesso comunque lo ha anticipato Jonathan con il destro, lavora Punzecchia Ettore, prova montante 1-2, bene quel destro di Ettore, ganci larghi di Ettore, si sposta bene, buon movimento, lo anticipa Ettore, forza Jonathan e forza Ettore. Bello questo quarto match qua a Comacchio, in questa bellissima location, siamo in località a tre punti, bene, adesso starà Jonathan, ha sparato dei buoni colpi, bene quel gancio sinistro di Zanni Ettore, dicevo qua in questa bellissima location, siamo a Comacchio, tanto pubblico per questo sesto Memorial, Nino e Luigi Vicentini, sento Davide, lavora di jab di fino, il jab che apre tutte le porte del paradiso, bene Zanni, bene 1-2 di Zanni, che tutti e due i ragazzi hanno scelto nel minuto di riposo lo sgabello, chiede di fuori misura con la sinistra, l'ha anticipato bene Jonathan che lo ha portato alle corde, bene 2-3 colpi di Jonathan, attenzione, porta i colpi in maniera regolamentare, gira i pugni, sono arrivati dei ganci larghi non regolamentari ma nella foga del match, d'altronde sono due giovanissimi, 17 anni, devono ancora prendere quelli che sono i fondamentali della box, ma ci sono i ragazzi, stanno dando spettacolo qua a Comacchio, bene quel sinistro e destro di Zanni Valerio, va all'angolo neutro Ettore e ha preso Jonathan che gli ha dato, adesso gli ha dato 8 secondi per rifiatare, lo aveva trovato sprotetto, Jonathan era giù con la guardia, ancora bene quel destro di, bene ancora qua ghiacci larghi però di Ettore che sta incalzando, non deve forzare la mano, deve boxare come sa Ettore. In questo momento lo ha accusato il colpo Jonathan, bene ancora Ettore, chiede velocità, gli ultimi 10 secondi di questo secondo bellissimo match, 4-3-2 e finisce il secondo round, spettacolare, molto combattuto anche il secondo round che viene in fronte. Vedi, se tu stai lucido, lo aspetti, lo schivi, non farti sorprendere quando vai all'angolo, farti pagare quelle sventolate, cosa serve? Esci e tu lo tieni lì in misura, prendi l'iniziativa tu, con i tuoi sinistri lo simuli, lo provochi, lo fai venire avanti, destro e quanto sinistro. E poi intanto la terza torsione ci sta, quando vedi quel destro, quel destro così largo, schiva, viene su col piatto sinistro, respira, dai, porta dei colpi decisi, li sente, se li porti decisi li sente, come sai fare tu, col corpo, ok? Dai che stai andando bene, solo tu puoi perdere, adesso devi vincere, ricordi che l'ultima ripresa è quello che conta, ok? Dai, ultimo recupero, così continuo come sei, forza Ettore, vai. Bene, così cari amiche e cari amici, passati alla grande box, siamo arrivati al terzo ed ultimo tempo di questo quarto bellissimo, bellissimo match. Come diceva Davide Buzzi, è la terza ripresa, la ripresa decisiva, bene, ancora Ettore, dice Ettore, devi anticiparlo, devi prendere te l'iniziativa. Non devi cadere sui colpi, in out, colpire e uscire dalla guardia. Adesso Jonathan si porta, cerca di tagliare
lucido, così, cerca di tagliargli la strada, esatto, provoco che viene lui, cerca di sulle mani così fare qualcosa Jonathan, lo sta inquadrando bene, 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 Ettore, forza Jonathan, forza Ettore, fuori adesso, bene Jonathan, lo ha portato qui sotto la nostra postazione. Siamo arrivati al terzo ed ultimo tempo, i ragazzi comunque in questa giornata caldissima hanno speso tante tante energie, ma è l'ultimo tempo, è l'ultimo tempo quello che va a decidere poi le sorti di questo bellissimo match. Ettore, Zanni Ettore, tre match, due sconfitte e un pari, l'ultimo match lo disputato il 25 maggio di quest'anno a Imola, pareggiato contro Farina e Roberto, mentre Stara Jonathan, un match era il 1 marzo a Modena, lo ha perso contro Yassin nel DB. Vai tu. Gli ultimi sotto, secondi. Sotto, tienite, non andare dietro. Molto. Guarda, attenzione. Ecco. Lavora con. Sono dei colpi che chiaramente non stanno arrivando più con la catena cinetica. Comunque bene quel diretto destro di Zanni, che è sotto sopra, colpi sotto sopra, bene. Adesso quel destro. Sotto e sopra, ah, bene, bene, comunque i ragazzi ci sono, chiede di portarsi al centro, chiede colpi sotto, sotto e sopra, Ettore ascolta molto bene Davide Buzzi, e quindi il ragazzo c'è, 10 secondi, famosi fatidici 10 secondi dove bisogna buttare tutto. Bene, adesso ancora Ettore, prova spostamenti sul tronco, starà Jonathan, gli ultimi secondi e finisce, bellissimo, qua si festeggia qua all'angolo, così devi fare, bravo. Sei stato lucido. Bravo, sentiamo Davide Buzzi, dice sei stato bravo. Ha sempre ascoltato all'angolo. Ecco, così devi fare, devi all'angolo quello che gli diceva, allora dare un vantaggio in più. Quello che gli diceva Davide Buzzi, quindi quando sei al centro ring stai combattendo e ascolti anche i consigli del Zanni. Zanni porta a casa il match, bravi, grazie, ringraziamo il referee, bravo Ettore, bravo comunque Jonathan, vuoi salutare qualcuno Jonathan? Ciao l'amorosa, ciao l'amorosa Jonathan, niente, saluti la mamma a casa, bene, vai a prendere la medaglia Jonathan, bene. Bene, sono cambiate la medaglia. Ettore, vuoi salutare qualcuno a casa? La mia famiglia, mio nonno, papà, salutare mia sorella. Bene, ciao, bravo, sei stato molto molto bravo. E così si conclude il quarto match qua a Comacchio.